siano lodati Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la cosiddetta teofania che precedette la promulgazione dei 10 comandamenti da parte di Dio sul Monte Sinai attraverso Mosè, e nel Vangelo l'intermezzo della parabola del seminatore secondo San Matteo, dove Gesù fa queste considerazioni molto profonde e anche molto forti, vedremo tranquillamente relazionabili con quanto nella prima lettura. Abbiamo visto la descrizione di questa teofania, che significa manifestazione divina, vetero testamentare, che avveniva in maniera terrificante, sfolgorante, quindi in modo tale che incutesse un certo timore. Ora, certamente Dio non è contento di manifestarsi in questo modo, da come lo abbiamo conosciuto nella pienezza della rivelazione. Questo suo manifestarsi in questo modo però fa comprendere una cosa che la Chiesa ha sempre insegnato e che vale anche nella vita interiore, cioè la gradualità della rivelazione. E il fatto che ad anime rozze, se tu ti metti a parlare dell'amore o della divina volontà, quelli non capiscono niente e se ne fanno beffe. È vero anche, e i maestri di spirito molte volte lo hanno messo in pratica, che per scuotere il peccatore a volte ci vogliono le maniere forti, quindi metterlo di fronte severamente alla sua realtà per chiamarla conversione. È un po' quello che faceva Dio nell'Antico Testamento, doveva far vedere agli israeliti che lui esisteva e, come dire, in un certo senso avvertirli: se ti allontani da me, la mia maestà, la mia potenza si riverserà su di te, in maniera molto semplicistica, insomma, e non è molto preciso quello che ho detto, però rende le idee. Nel Nuovo Testamento, chiaramente, con la pienezza della rivelazione, Dio ha potuto aprire il cuore e manifestare la sua profonda essenza. Dio non vuole schiavi forzati, perché se tu agisci in quel modo, tant'è vero che San Paolo sempre parla della schiavitù della legge, la schiavitù della legge, la schiavitù della legge, espressioni che poi sono state nel corso della storia fraintese, no? E completamente malinterpretate in tutto quanto il mondo protestante, eccetera, eccetera, no? Però trasmettono un concetto reale, cioè si passa da una condizione, come dire, di rapporto, come dire, quasi padrone-suddito: io ti servo perché tu sei glorioso e perché se non ti servo chissà che succede, allontanandomi da te, a un altro tipo di manifestazione. Io ti servo perché non ti servo. Io ti amo perché tu mi ami e farò qualunque cosa per te che tu mi chieda, semplicemente per l'amore che tu hai per me e per l'amore che io ho per te. Questo è il Nuovo Testamento. E chiaramente Dio è molto più felice di interloquire con noi, e adesso comunque così fa ordinariamente, come soggetti liberi e in un dialogo con persona intelligente e adulta, ecco, non più, dice sempre San Paolo, bambina, che sia quindi capace di mettersi dinanzi a Dio e di rispondere e responsabilmente, diciamo così, davanti a lui. Qui entra il discorso del Vangelo. Perché Gesù parlava in parabole? Perché a voi è dato comprendere i misteri del regno di Dio, agli altri sono in parabole. Perché? Che avevano fatto gli apostoli? Che c'erano di più? Niente. Però avevano risposto bene all'avvento e alla chiamata di Gesù. Avevano lasciato tutto per lui. I Vangeli sono sempre molto molto chiari, ecco perché arriva Gesù, chiama, subito lasciano tutto. Ci sono questi due termini chiavi: subito e tutto. Quindi danno, pur nella loro imperfezione, debolezze che abbiamo visto l'altro giorno nella festa di San Giacomo Apostolo, quell'episodio un po' pittoresco del Vangelo, che però manifesta l'imperfezione del gruppo apostolico, però a Gesù gli hanno dato carta bianca, tutto e subito. Non diciamo un esempio che gli uomini vogliono, sempre tutto e subito, ma c'è Gesù che vuole tutto e subito. Quando Gesù si manifesta, tutto e subito. Se tu dai tutto e subito, lui ti schiude piano piano tutti quanti i suoi tesori. Se tu non dai tutto e subito, lui non te li schiude tutti quanti e subito. Ti manda le parabole. Le parabole sono provocazione, bellissima questa immagine qui. Sono provocazione d'amore. Cioè, ti metto davanti una cosa, quindi attraverso una favoletta ti nascondo grandi verità, ti interessano quelle verità? Se ti interessano ci comincerai a pensare un po' su, se non ti interessano, le verità sono protette,
dal manto della favoletta, e si manifesta il tuo cuore. Che cuore c'hai? C'è un cuore duro, c'è un cuore che non te ne importa assolutamente niente. Vedendo non vedrai, udendo non ascolterai, non capirai niente e non mi darai la possibilità di convertirti per essere risanato. Quindi capite, il parlare in maniera parabolica alle folle, quindi a persone che ancora non hanno aperto il cuore di fronte a Gesù, è da un lato una conferma del fatto che Gesù non intende più, e Gesù, attraverso di lui ovviamente la Santissima Trinità, esercitare un dominio fondato sul timore. È finito il tempo. E intende esercitare un dominio fondato sull'amore. Gesù è re d'amore. Quindi apre a tutti quanti le porte del Regno dei Cieli, però a chi sta ancora molto distante, potrebbe stare molto, lo apre in maniera protetta, come dire, blindata, perché lo stesso Gesù che è amore ha detto anche nel Vangelo di San Matteo che le cose sante non si danno ai cani e le perle non si gettano davanti ai porci. E evidentemente chi gli ha dato tutto e subito, piano piano, da Gesù riceve tutto. Ecco, tutto questo vale nella nostra vita interiore. Generalmente, quando una persona vive nel peccato, la prima manifestazione di Dio è un terremoto, di una teofania del Sinai, cioè Dio ti manifesta la sua maestà e ti manifesta la tua condizione misera, con la chiara percezione che se non la pianti te ne vai dritta all'inferno. Questo generalmente avviene nella conversione del peccatore. Poi inizia questo dialogo d'amore. Che vuoi fare? Dai tutto e subito a Gesù senza paura? Piano piano ti porterà a tutti quanti i suoi segreti, ai segreti del suo cuore, alle vette della santità. Stai chiuso? Bene, ti darà a piccole dosi la possibilità di entrare, di comprendere e se e quando ti vedrà aperto, ti schiuderà gradualmente i segreti del Regno dei Cieli. Bene, chiediamo a Maria Santissima, che altro che a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ecco, la Divina Maria che dal primo istante ha dato non solo tutta se stessa, ma soprattutto il dono della propria volontà in maniera assoluta all'Altissimo, sono stati dischiusi tutti i tesori e tutti i rubinetti del cielo, non ce n'è uno, uno solo che non sia stato donato a lei dell'immagine, ecco, della perfetta risposta d'amore alla manifestazione e alla rivelazione di Dio, come amore che gode nel farci felice e chiede soltanto la nostra adeguata risposta. Siano lodati Gesù e Maria.